Tiziano Ricci, responsabile del settore ristoratori di Casartigiani Taranto. La sua sfida nel voler rimanere a Taranto in un tessuto socio-economico certamente difficile, la sfida delle medie e piccole imprese. Sì, la mia sfida parte... Lei viene da lunghe esperienze internazionali anche, quindi sì. È stato un atto d'amore verso Taranto. Assolutamente, partevo da quello, parte dall'amore per Taranto, parte dall'amore per la mia famiglia. Volevo dare il mio contributo personale alla città, perché credo nella città, è una bellissima città che ha grandissime potenzialità ed è assurdo e folle chi non lo pensa. Io sono sicuro che nei prossimi anni Taranto avrà un'esplosione che neanche noi ci possiamo immaginare. Stiamo facendo tutti quanti un grande lavoro di promozione a livello nazionale. Si è iniziato da quest'anno anche a livello internazionale, lo si è visto dai grandi turisti che abbiamo avuto quest'estate, l'estate passata, che sono stati di più del solito, quindi questa è una realtà che deve crescere e sono convinto che avverrà questo cambiamento, ovviamente col contributo di tutti, perché soli siamo... Innanzitutto occorrerebbe un aiuto delle istituzioni, soprattutto quelle locali, perché il governo certamente ha le sue grossissime responsabilità, però anche a livello locale bisogna proteggere la categoria. Quello sicuramente, a livello locale attualmente, Taranto fra qualche mese saremo soli, quindi veramente lo siamo già ora. Pensiamo al prossimo anno, che sarà sicuramente un anno diverso. Per quanto riguarda le istituzioni, dovrebbero fare loro, spesso non lo fanno, siamo abbandonati a noi stessi, dobbiamo fare tutto soli con le nostre necessità, virtù. Purtroppo sì. Per questo dico, bisogna impegnarsi, creare unione sotto tutti i punti di vista, dal cittadino all'imprenditore, al commerciante, bisogna essere tutti uniti. E quello che dico sempre a tutti quanti, dialogo, 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 per qualsiasi cosa, sempre, con le istituzioni, con i clienti, fra imprenditori, ci deve essere sempre dialogo, mai guerra, perché se si incomincia a fare la guerra fra colleghi, fra istituzioni, una guerra tra poveri, non si otterrà mai nulla.